Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo episodio di Top 7, la rubrica che vi porta in giro per il mondo a scoprire le 7 migliori cose da fare in un parco che io ho visitato. Oggi vi porto a Busch Garden Tampa, che è meta di tanti di voi che venite a Orlando con me nei miei viaggi di gruppo e il day off, cioè il giorno di riposo. Nessuno fa mai riposo e se ne va in altri parchi, tra cui il più gettonato è ovviamente Busch Garden. Perché? Perché ha questa doppia anima, una parte dedicata agli animali, dove c'è il safari, cose che abbiamo già visto ad Animal Kingdom, ovviamente in versione un po' più ridotta, e ovviamente tantissimi coaster. In questa classifica ce ne sono ovviamente 7 e se volete anche voi provare un'emozione del genere, link in descrizione, venite nei miei viaggi di gruppo a Orlando, sono già aperte iscrizioni per febbraio e ci sono già le date per tutto l'anno prossimo, quindi non potete che scegliere. Number 7. Al settimo posto ho messo Tigris, che è un coaster che mi ha lasciato abbastanza sconvolto. Sapete, non ho più l'età per fare certe cose, inizio a non avere più l'età per fare certe cose. È un coaster insolito, prima di tutto ha un'imbragatura un po' strana, perché è un po' quella di High Speed di Mirabilandia, perché comunque l'azienda è la stessa, i treni sono molto simili, ma poi ha anche due bretelle qua che fanno poco e niente, anzi disturbano. Detto ciò, però, il treno viene lanciato avanti e indietro due o tre volte fino a che non si ha proprio la forza e la velocità per superare la prima salita iniziale. Poi c'è un punto che si va quasi piano, comunque è abbastanza sconvolgente, per questo che è al settimo posto, ma è colpa mia perché ovviamente sono vecchio. Number 6. Al numero 6 non è un coaster, però è un'attrazione molto molto intensa. A vederla da fuori dice, vabbè, ma cosa vuoi che sia, è un'altalena. Serengeti Flyer è effettivamente un'altalena. Ce ne sono altre in giro per il mondo, ma molto più piccoli. Questo è veramente gigantesco, perché è alto 42 metri e va a 110 km orari. Sì, praticamente la velocità che si raggiunge quando ti spara tutto in alto e poi scende ovviamente è 110 km orari. Mi sono divertito un sacco perché quel giorno che siamo andati noi faceva veramente veramente caldo, anche se era il mese di maggio, e un po' di aria fresca ci ha sicuramente allietato la giornata. Al quinto posto ho messo Kumba, un coaster B&M con dei numeri veramente veramente incredibili. 1200 metri di lunghezza, 44 metri di dislivello, 97 km orari e 7 inversioni. È molto bello perché non è altissimo, però si integra molto molto bene nel paesaggio di questo parco abbastanza insolito. Devo dire che mi è piaciuto, mi sono veramente divertito, trema il giusto e poi appunto tutta l'ambientazione circostante sicuramente fa il suo sporco lavoro.
Al quarto posto, quindi ai piedi proprio, appena fuori dal podio, ho messo Shakra, che è stato il primo dive coaster del Nord America, e qua fanno le cose in grande, quindi è stato fatto un double dive coaster. Sì, perché Shakra non ha solo un primo lancio verticale alla Oblivion di Gardner, ma ne ha due. I suoi numeri sono 61 metri d'altezza, 2 discese a 90 gradi, 110 km di velocità massima e quasi 1000 metri di lunghezza. Ma la caratteristica principale, che sicuramente avrete visto su Instagram, comunque sui social, è questo spruzzo d'acqua che fa quando passa proprio a pelo d'acqua. Il treno passa a pelo d'acqua e non ha degli spruzzi d'acqua finti, ma proprio è il treno con dei tubi, delle cose, prende l'acqua e la nebulizza in aria. Molto molto scenografico, ma anche molto utile, non tanto per chi sta a bordo del treno, ma per chi sta lì a guardare, perché ti puoi anche rinfrescare in queste giornate calde della Florida. Al gradino più basso del podio ho messo Montu, che è un inverted coaster B&M, per darvi un'idea, fratello molto maggiore del nostro Catun di Mirabilandia. Qua però i numeri sono veramente impressionanti. 1200 metri di lunghezza, 40 metri di altezza totale, 97 km di velocità massima, 7 inversioni e quasi 4 G di accelerazione laterale sono i numeri di questo coaster. Mi è piaciuto molto anche perché la sua colorazione bianca e blu è molto molto bella, è tutto in un ambiente che crea questo tema egizio molto molto interessante, e poi, se non vado errato, è il coaster con più inversioni di tutto il parco. Al secondo gradino ho messo Citanant, un coaster multilancio magnetico del 2011, parente un po' di Taron, se così vogliamo dirla, però qua va un pochino più piano e meno estremo, ma ha un'ambientazione molto molto bella. 1250 metri di lunghezza, 9 lanci, 97 km di velocità massima, ma la cosa più bella è la parte quasi finale del coaster, a parte che si passa in mezzo agli animali quasi tutto il tempo, ma questo è un po' tutti i coaster che ci sono a Busch Garden, ma c'è una parte che passa nel canyon e sembra veramente di correre in mezzo al canyon con sotto l'acqua. Veramente mi è piaciuto veramente tanto, è stato per tantissimi anni anche il simbolo del parco, tant'è che il logo del parco è stato in qualche modo ricreato anche con i binari del coaster, una cosa un po' strana. Fatto è che però rimane al secondo posto della mia classifica. Really?
number one. E al primo posto della top 7, della mia top 7, attenzione nei commenti, voglio sapere anche la vostra, delle migliori attrazioni di Busch Garden è ovviamente Iron Gwazi. I suoi numeri sono 1242 metri di lunghezza, 63 metri di altezza, 91 gradi di inclinazione alla prima discesa, 122 km orari di velocità massima e due inversioni. Era un coaster di legno, l'azienda RMC gli piace fare queste cose, quindi prende dei vecchi coaster in legno e così farli diventare ibridi, quindi i binari sono di ferro ma la struttura quasi totalmente è in legno. Che dire, Iron Gwazi in prima fila te lo godi, ti diverti, in ultima fila è totalmente ignorante perché tutte le forze G sono sbagliate, acceleri mentre sali e rallenti mentre scendi, ti inverti quando mentre stai salendo, delle cose veramente assurde. Mi sono divertito tantissimo, l'abbiamo lasciato come ultima attrazione della giornata, ma se la facciamo per prima forse poi tutto il resto era abbastanza calante, quindi l'abbiamo lasciata noi alla fine della nostra visita. È un tipo di attrazione che avevo già fatto un po' in giro per il mondo, ma questo è il primo mio RMC, è veramente estremo e sono veramente molto felice di averlo fatto. Fatemi sapere anche voi con un commento qua sotto la vostra top 7 di Busch Garden, se ci siete stati o comunque se vorrete andarci sapete come fare, link in descrizione per venire nei miei viaggi di gruppo, e noi ci vediamo settimana prossima.